Ciao a tutti! Come promesso, l'argomento di questa playlist l'ho fatto scegliere a voi. Nel sondaggio che ho aperto nel mio canale YouTube, nella sezione community, come potete vedere, ha vinto l'argomento parabola. Quindi iniziamo a parlare di parabola. Innanzitutto io rinnovo i miei ringraziamenti per festeggiare questi due traguardi. Il primo anno di vita del mio canale YouTube sulla matematica e i più di 5.000 iscritti raggiunti. Per festeggiare insieme questo momento, appunto, ho pensato come regalo di farvi scegliere l'argomento più sentito dalla nostra community. Ha vinto la parabola, dunque iniziamo a parlare di parabola. Oggi vediamo precisamente come disegnare una parabola. Innanzitutto, che cos'è? Una parabola è una conica che si rappresenta in questo modo. Y uguale a qualche cosa che è a grado 2. Infatti, se potete vedere, questo è un polinomio in cui il massimo grado in cui appare l'incognita x è 2. Per disegnare una parabola bastano tre semplici passaggi. Numero 1, trovo il vertice. Numero 2, trovo le intersezioni con l'asse x. Numero 3, guardiamo la concavità. Andiamo a vedere con un esempio pratico che cosa significa. Supponiamo di avere una parabola di questo tipo e andiamo a fare il disegno nel piano cartesiano. Prima di tutto dobbiamo trovare il vertice. Immagino che in classe avete visto questa formula, dove B e A, che trovate qui, corrispondono ai coefficienti dei termini di x alla seconda e di x. Io mi rifiuto di utilizzare questa formula che vedete e vi faccio vedere il mio metodo. Quindi dobbiamo trovare le coordinate di un vertice. Quando parliamo di coordinate in un piano cartesiano, se avete visto la mia playlist sul piano cartesiano, sapete bene che parliamo di coordinata x, la prima, e coordinata y. Per trovare la coordinata x del vertice utilizzo questa formula, quindi questa dobbiamo in qualche modo rassegnarci e utilizzarla, che consiste in meno b fratto 2a. B, come potete vedere qui, è il coefficiente della x, quindi da noi è meno 6. Quindi attenzione ai segni, c'è il meno della formula che l'ho ricopiato e b, che in questo caso è meno 6, e ho messo meno 6. Tutto diviso 2a. Da noi a, cioè il coefficiente che c'è davanti a x alla seconda, vale 1, quindi 2 per 1, 2. Facendo i calcoli, meno per meno più, 6 diviso 2, 3. La x del vertice vale 3. Per trovare la y del vertice non uso questa formulaccia, ma vado a sostituire 3 al posto della x in questa equazione. Perché? Perché il vertice è un punto che appartiene alla parabola. Quindi x alla seconda diventa 3 alla seconda. Meno 6x diventa meno 6 per 3 e più 5 l'ho ricopiato. Facendo i calcoli viene meno 4. Ora che abbiamo trovato la x e la y del vertice, sappiamo che il vertice ha coordinate 3 meno 4. E in questo modo ho risolto il punto 1, trovo il vertice. Punto 2, trovo le intersezioni con l'asse x. Vuol dire andare a risolvere questo sistema. Y uguale a 0, perché se avete visto il video sul piano cartesiano sapete che l'asse x ha equazione y uguale a 0. Fare le intersezioni, in matematica, parola magica, intersezioni vuol dire fare un sistema tra cosa? Tra l'asse x, ovvero l'equazione y uguale a 0, e la parabola che ho ricopiato. Questo sistema si risolve col metodo di sostituzione. Se non vi ricordate come si risolvono i sistemi lineari, ovviamente ho una playlist anche su quello, quindi vi invito ad andarla a ripassare. Detto questo, facciamo i calcoli, quindi al posto di y qui metto 0, quindi devo andare a risolvere questa equazione di secondo grado. Questa è un'equazione di secondo grado completa, la risolvo con la formula risolutiva. Ormai, se avete visto la playlist sulle equazioni di secondo grado, conoscerete bene a memoria la formula, quindi salto i passaggi, ve li scrivo, chiaramente voi mettete stop, fate da soli e controllate se torna lo stesso risultato. Dovreste aver trovato che le due soluzioni sono x uguale a 5 e x uguale a 1. E in questo modo abbiamo risolto anche il punto 2. Adesso, prima di passare al punto 3, andiamo a fare il piano cartesiano. Innanzitutto disegniamo il vertice che ha coordinate 3 meno 4. Io qui non ho gli scacchi, voi ovviamente nel vostro quaderno siate precisi, quindi 3 scacchetti a destra e meno 4, quindi verso il basso. Il vertice è qui. Ora ho trovato le intersezioni con l'asse x,
Quindi una è x uguale a 5, qui, la faccio con un bel pallino, e l'altra è x uguale a 1, qua. Quindi so che la mia parabola deve passare per il vertice e deve passare per il punto 1 e per il punto 5. Andiamo a vedere il punto 3, che diceva la concavità. Dovete sapere che la parabola, graficamente, è una cosa del tipo o così o così. Io dico o la parabola è felice o è triste. Quando è felice io lo riconosco perché A è positivo, mentre quando è triste io lo riconosco perché A è negativo. A, vi ricordo che è il coefficiente che sta davanti a x alla seconda. Nel nostro esercizio A vale 1. 1 è positivo, quindi la concavità è rivolta verso l'alto. In pratica la parabola è felice. Con queste tre informazioni, vertice, punti di intersezione e concavità, io sono in grado di disegnare la parabola. La parabola è una figura di questo tipo. Dovete sapere che il vertice, nel caso di parabola felice, è il punto più in basso della parabola, come potete vedere qui. Viceversa, se la parabola è triste, il vertice è il punto più alto. Inoltre il vertice ha una proprietà che divide la parabola in modo speculare. Infatti, se traccio questa retta verticale, supponiamo di mettere uno specchio su questa retta rossa, voi vedete che la parabola è speculare, cioè è esattamente la fotocopia ribaltata di questa metà. Quindi anche per disegnarla è molto semplice, perché basta prendere un punto qui e lo stesso punto andando a sinistra distante gli stessi scacchetti. Per esempio, da 3 io per arrivare a 5 mi sono spostata di 2 scacchetti, quindi di qua 3, tolgo 2 scacchetti e arrivo 1. Come sempre vediamo un altro esercizio. Questa volta abbiamo un'equazione fatta così. Come sempre, per disegnare la parabola seguiamo i tre passaggi. Punto 1, troviamo il vertice. La x del vertice si trova con la formula meno b fratto 2a che abbiamo visto prima. B è il coefficiente della x, nel mio caso non c'è, quindi 0 diviso qualcosa ovviamente fa sempre 0. Andiamo a trovare la y. La y abbiamo la formula che abbiamo visto, ma noi non la usiamo perché non siamo masochisti, usiamo il mio metodo, cioè andare a sostituire 0 al posto della x. 0 elevato a qualcosa fa sempre 0, per 3 fa 0. In questo caso il vertice è l'origine. Punto 1 fatto. Andiamo a fare il punto 2, cioè andiamo a risolvere il sistema tra l'asse x e la parabola. Questo vuol dire andare a mettere 0 al posto della y qui. Questa è un'equazione di secondo grado, più precisamente monomia. Se avete visto il mio video sapete che le soluzioni sono semplicemente 0. Non applichiamo nessuna formula, non facciamo nessun calcolo, sono 0. Ora andiamo a fare il piano cartesiano. Disegniamo il vertice che coincide con l'origine. I punti di intersezione corrispondono a x uguale a 0, quindi di nuovo l'origine che ho già disegnato. Andiamo a vedere la concavità. A da noi vale meno 3. Abbiamo detto che se A è negativo la parabola è triste, ovvero la concavità è rivolta verso il basso. Per poterla disegnare, visto che abbiamo un solo punto, andiamo ad attribuire un valore a x, per esempio 1. Se x è 1, andando a sostituire 1 alla seconda fa 1, meno 3 fa meno 3. Lo disegniamo nel piano cartesiano, per cui sappiamo che la parabola passa per l'origine e per questo punto. Sappiamo anche che il vertice è il punto in cui la parabola è speculare, quindi se passa per il punto 1 meno 3, passerà anche per il punto speculare di qua. Quindi se qui c'è 1, lo speculare è meno 1. Per cui sappiamo che passa anche per il punto meno 1 meno 3. Provare per credere, se andate a sostituire al posto di x meno 1, meno 1 alla seconda fa 1. Per meno 3 torna di nuovo meno 3. Quindi la parabola è così. Per cui abbiamo visto sia un esercizio in cui la parabola è felice, ovvero concavità rivolta verso l'alto, sia un esercizio in cui la parabola è triste, ovvero concavità rivolta verso il basso. Ora vi faccio un piccolo riepilogo che non dovete imparare a memoria e che secondo me vi può rimanere utile come schemino. Queste sono le 6 possibili situazioni che vi possono capitare. Abbiamo detto che per disegnare la parabola noi dobbiamo vedere le intersezioni. Quando facciamo le intersezioni, cioè quando facciamo il sistema, dobbiamo risolvere un'equazione di secondo grado. Voi sapete che nelle equazioni di secondo grado, in base al delta, cioè quello che io ho sotto la radice della funzione,
formula risolutiva, io posso avere due intersezioni quando il delta è maggiore di 0, una sola intersezione quando il delta è uguale a 0, oppure 0 intersezioni quando il delta è minore di 0, cioè quando sotto radice è un numero negativo. Questo vuol dire che se la concavità è rivolta verso l'alto, chiaramente la parabola sarà così. Quindi avrò due punti sull'asse delle x e una parabola felice. Chiaramente potrebbe essere anche di qua, eh? Comunque, come schemino generale, la situazione è questa. Oppure, se ho una sola intersezione, chiaramente la parabola, sempre felice, sarà così. Se ho zero intersezioni, vuol dire che la parabola non dovrà toccare l'asse x, quindi sarà qua. Oppure qua, oppure qua, comunque sarà qua sopra. Viceversa, se A è negativo, cioè la parabola è triste, con due intersezioni la parabola avrà un grafico fatto così. Con una intersezione, cioè delta uguale a zero, avrà un grafico fatto così, oppure qua sotto, comunque l'idea è questa. Con zero intersezioni, cioè delta minore di 0, la parabola sarà così, quindi non toccherà mai l'asse x come qua, solo che qua sta in alto, mentre qua sta in basso. Non mi aspetto che voi impariate a memoria questo schemino, anche perché voi sapete che io odio far imparare a memoria le formule o gli schemi. Ve l'ho voluto mostrare come ragionamento, in modo tale che quando farete gli esercizi che vi do a fine video, provate a ragionare sul tipo di grafico ottenuto e se questa mappa, questo schemino vi torna, ok? Ormai conoscete il mio modus operandi, sapete bene che alla fine di ogni video lezione vi propongo sempre un po' di esercizi per allenarvi. Per cui, dopo aver visto me, dopo aver capito tutti i passaggi, ora tocca a voi allenarvi e fare pratica. Fate più esercizi possibili, vedrete che prenderete confidenza sempre di più con la parabola. Ed eccoci qua, siamo arrivati alla fine. Io spero che siate riusciti a capire tutti i passaggi, ma soprattutto che siate riusciti a fare più esercizi possibili. Ricordatevi di attivare la campanella in modo tale che nei prossimi giorni vi arriverà una notifica ogni volta che pubblicherò un nuovo video sulla parabola. Argomento che questa volta avete scelto voi nel sondaggio che abbiamo aperto nella nostra community. Mettete un like e passate parola se conoscete qualcuno a cui pensate possa essere utile questo video. Seguitemi anche negli altri social. Mi trovate su Instagram, Facebook e TikTok. Io vi saluto e vi lascio con il mio motto. Se non siete ancora bravi in matematica è perché ancora nessuno ve lo ha insegnato.